Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video haul veramente minimal raga, ho comprato 4 cazzate e siccome le voglio levare di mezzo ho detto le facciamo vedere veloci, rapide e indolore, così metto poi a posto. Sono veramente 4 cavolate, ho proprio 2 cose di Avon, 2 cose di Vrochet, 2 cose del DM e 2 di Pinalli, proprio pochissime. Partiamo con il DM, cosa ho acquistato da DM qualche... ormai... no, settimana no, settimana l'altra, mi sembra. Ho acquistato dei must have, ovvero lui. Questo, raga, è la mia droga. Io da quando l'ho provato non ne posso più fare a meno. Lo utilizzo tutte le volte che mi lavo i capelli, subito dopo lo shampoo. Ne faccio un pump e mezzo e me lo do sulle lunghezze perché mi evita di tirare i capelli quando li pettino da bagnati. Me li districa in un secondo e aiuta anche nella piega. Questo è favoloso. D'estate lo utilizzo anche quando mi asciugo i capelli al sole, fantastico, ve lo stra consiglio. Sono un po' ok, forse così meglio, vabbè, fa niente raga. Poi una novità, ho preso la nuova, perché io non l'ho mai vista, acqua micellare di Garnier nella versione acqua di rose, infatti c'è scritto nuova formula, la proverò, vi farò sapere. A me piace molto l'odore di rosa sul viso, qua non lo sento particolarmente accentuato, però voglio testarla, quindi vi farò sapere se è valida come le altre, ma presumo di sì perché io le ho provate praticamente tutte, a parte questa mi sono sempre trovata bene con tutte. Poi altro prodotto che ho già utilizzato, avete già visto nei prodotti finiti, mi era piaciuto un sacco e ho riacquistato, sono lo shampoo e il balsamo della linea Elvive con acido ialuronico per capelli disidratati, 72 ore di idratazione profonda. Io questi, raga, li amo, quindi me ne ero invasata subito appena provati, ho detto già che sono qua, li acchiappo al volo. E poi, ultimi ma non per importanza, ho acquistato degli scovolini, perché io la sera me li passo sempre dopo aver lavato i denti con lo spazzolino elettrico e ho preso i numeri 3 e 2, che sono quelli che utilizzo io di solito. Questo niente di che, però mi faceva piacere condividere. Poi... vi faccio vedere cosa ho acquistato da Avon. Da Avon ho preso veramente 2 cavolate, ovvero un set di orecchini che era, se non sbaglio, in saldo perché era un set natalizio. Ora cerco di metterli bene perché si sono tutti spostati. Vabbè, il set comprende tutti questi orecchini qua, ovvero dei cerchietti con la stella. Cerco di farveli vedere in qualche modo. Poi dei cerchietti piccoli con le lunette, altri cerchietti piccoli con la stella con dentro la pietrina azzurra e dei cerchietti classici dorati. L'altro che manca è questo, che è il cerchio un pochettino più grande, che ha tutte le pietrine colorate, ma voi da lì non riuscite a vederlo. Cerco di farvelo vedere dal vicino. Okay. Forse così un pochettino. Si nota? Forse così sì. Comunque davvero davvero carini, io li utilizzo anche sotto la doccia, non si rovinano, con gli orecchini di Avon mi trovo sempre benissimo, quindi top. Il set completo l'avevo pagato mi sembra sui 6,90 euro, una cosa del genere, quindi una cavolata. E poi sempre di Avon ho preso, ma questo lo conoscevo già, l'Invisible 48 ore roll on, quindi questo qui non è una novità. Poi ultime cosine, ah no, cazzata, c'ho anche Pinalli. Cosine di Vrochet, ho fatto un piccolo ordine dai Vrochet, ma proprio poche cose. Ho preso 3 pacchi di dischetti, questi io li amo, quindi ora poi me li vado a mettere di là. Questi costano 2,50 euro se non sbaglio l'uno. Ho preso i miei soliti bifasici, perché lo sapete, sono pazza di questo bifasico, era in promo 2 pezzi 11,95, quindi l'ho preso. E poi ho preso lo shampoo, questa volta volume e densità, perché col fatto che li faccio mossi ultimamente ho detto proviamo lo shampoo volume. E poi ho preso 2 saponette, le saponette hanno un profumo pazzesco, ho preso quella alla vaniglia e quella al mango. Queste qua io sono sincera le ho prese più da mettere nei cassetti che da utilizzare, però mi incuriosivano un sacco. Quella al mango si sente tantissimo, la vaniglia anche, ma un po' meno, questa si sente molto di più e sono ottime, quindi top.
Ultimi due prodottini invece che ho acquistato da Pinalli sono di Mulac. Cosa ho preso da Mulac? Ovviamente il Gentleman, perché lo sapete, è il mio mascara preferito di Mulac da sempre. Mi fa delle ciglia fotoniche. Ha uno scovolino incurvato, se non lo conoscete provatelo, che è delicatissimo, non tira, non dà fastidio, non picchietta, a differenza del Black Mamba che pizzica, questo qua non pizzica, ha veramente una delicatezza, è proprio un gentleman sulle ciglia, e poi appunto ve le fa effetto ventaglio, belle cariche, belle corpose. Altra cosina che ho preso, me la vedete anche indossare, ma è da stamattina che ce l'ho, quindi si è un po' sbiadita, parecchio sbiadita, ma è più di 12 ore che ce l'ho su, quindi tanta roba. Ho preso la nuova matita per le labbra di Mulac, questa qua nella colorazione nude, red nude, ed è praticamente proprio un rosso marroncino, un rosso nude. Ragazze, è fotonica. Cioè, io tutto il santo giorno l'ho tenuta, eh. È super morbida, idratante, non vi secca le labbra. Mi è piaciuta tantissimo. Infatti mi sono pentita di averne comprata una sola, perché è meravigliosa. Veramente, veramente meravigliosa. Bene, detto ciò, concludiamo qua il nostro video haul minimal di oggi. Vi mando come sempre un bacione gigantesco, vi ricordo di condividere e spolliciare per far crescere il canale, cliccare la campanella per non perdere le notifiche ad ogni video. Se vi interessa, ho fatto le unghie stamattina, il colore più scuro è Oops di Passione Unghie, mentre quello più chiaro è Lavender di Laila Cosmetics. Mi si sta spegnendo il telefono perché ho finito la batteria, quindi vi ringrazio come sempre, vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché è gratuito, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!